In una recente intervista Romeo Cresti ha parlato della Juventus e è intervenuto in merito a alcune tematiche molto importanti sulla Juventus. Andiamo a scoprire oggi nel dettaglio qui su FCM News Sport, perché c'è tanto di cui parlare e secondo me ci sono delle cose da analizzare per bene che vanno a toccare vari ambiti. Alla fine arriva anche quella su Allegri, che devo dire, secondo me sarà veramente importante. Insomma, ne parliamo, ne analizziamo insieme qui su FCM News Sport. E ricordo come sempre che basta iscrivervi al canale e lasciare un like per seguirci in maniera totalmente gratuita. Andiamo alla notizia, perché ormai ragazzi tocca vari aspetti. Poi arriviamo anche al discorso legato ad Allegri. Partiamo dal primo aspetto, il mercato. È un nome di cui si parla tanto in questi giorni in ottica uscita, è Bremer. Lui ha detto: il Manchester United sta seguendo intensamente Bremer, è uno dei giocatori che metterà diciamo come obiettivo primario per la prossima stagione, perché stanno cercando un difensore importante, quindi occhio, perché ad oggi non c'è ancora un'offerta ufficiale, però attenzione ai prossimi mesi. Eh sì, perché Bremer è un giocatore che sta attirando l'attenzione di molti club, sta attirando l'attenzione soprattutto dello United, che ha, come molti club inglesi, importanti e ingenti fondi da cui poter attingere, ed è chiaro che da questo punto di vista l'interesse è quello di rafforzare la difesa con un difensore come Bremer, che sta facendo una grande stagione. Ma sempre di mercato si parla, ma non soltanto in uscita, ma anche in entrata. Perché secondo Romeo Cresti questo sarà un mercato in cui la Juventus lavorerà, perché non sarà un mercato come lo scorso anno in cui la Juventus non lavora, la Juventus sarà attiva, ma rispetto a qualche anno fa saranno molto più attivi i discorsi legati ai parametri zero. Perché la Juventus, secondo Romeo Cresti, sarà molto attiva, sarà molto progressa sul mercato e soprattutto sarà molto attiva per i parametri zero. Ci saranno almeno 2-3 investimenti a parametro zero, quindi oltre a qualcosa a titolo, diciamo, acquistandolo da un club proprietario del cartellino di quel ragazzo stesso, appunto, ci sarà qualche acquisto a parametro 0-2-3. È chiaro che il primo nome su tutti viene da pensare quello di Felipe Anderson, ma attenzione, perché è un mercato questo in cui molti giocatori andranno in scadenza. Secondo me molti vanno in scadenza quest'anno e decido di non rinnovare anche per scegliere poi la squadra del prossimo anno con la nuova Super Champions League, col mondiale per club, capire quale squadra va a giocarsi queste competizioni. Insomma, sarà un'annata importante da questo punto di vista. E poi l'anno dopo c'è il mondiale, quindi sono scelte mondiale non più per club ma per le nazionali. Quindi è chiaro che ci sono e ci sta questo aspetto. Juventus però tornerà sul mercato dei parametri zero. Che come ho detto più volte, bisogna saperli scegliere i parametri zero, non è che sono tutti uguali, ci sono scelte giuste, come, non so, negli ultimi anni la Juventus se ne ha fatte poche, scelte sbagliate come ad esempio Ramsey, ecco, mi verrebbe da dire. E poi per quanto riguarda l'allenatore, qui c'è molto di cui discutere, perché è da tempo che diciamo che Romeo Cresti parla di una Juventus che alla fine cambierà. Ma per quanto riguarda il nuovo allenatore, lui dice: la Juventus sicuramente sa muoversi lontana dai riflettori. L'esempio più lampante è quello di Alcaraz, che era un giocatore che nessuno dava come possibile acquisto della Juventus fino a poche ore alla fine del mercato, e poi è balzato così dal nulla il nome di Alcaraz. Questo vuol dire che Giuntoli, da questo punto di vista, è uno che si muove anche molto sotto traccia. Cioè magari ai giornalisti magari dà un'indiscrezione su un giocatore e poi magari fa su un altro, ecco. Cioè banalmente, magari a chissà quanti giornalisti avrà detto: sì no, ma noi Calvin Phillips magari lo stiamo puntando, e poi magari allo stesso tempo è in Inghilterra per Calvin Phillips, sì, invece poi in realtà va a trattare proprio per Alcaraz, che è un giocatore sempre sì in Inghilterra ma non di proprietà del City, e non è chiaramente Calvin Phillips, oppure Højbjerg, mi verrebbe da pensare, anche lui in Premier League. Ecco, quindi anche per quanto riguarda l'allenatore, lui potrebbe, magari si stanno alimentando tanto le voci su Thiago Motta e quindi sembra quasi banalmente lui l'acquisto, ecco, Thiago Motta potrebbe clamorosamente non essere allenatore, quindi all'ultimo giunto di fare uscire il coniglio dal cilindro e quindi fare una sorpresa a quello che è il popolo bianconero. Gli è stato chiesto anche di Conte, quindi la possibile sorpresa potrebbe essere Antonio Conte. Gli ho detto: secondo dei miei ragionamenti Conte non sarà il prossimo allenatore della Juventus, perché è chiaro che Conte è un allenatore che guadagna tanto e l'idea della Juventus è quella di prendere un allenatore che non abbia dei
non richiede investimenti super, ed è quello che chiede Conte molto spesso, in passato è stato così, e soprattutto non ha un ingaggio, cioè la Juventus vorrebbe un allenatore che non ha un ingaggio esorbitante, e Conte lo ha. Per quanto riguarda la sostenibilità, lui dice che la Juventus ha già preso in considerazione che nell'annata 24-25 dovrà essere sostenibile, accolandosi il fatto di che dovrà cambiare guida tecnica. Quindi comunque l'idea è quella di cambiare, perché lui appunto ribadisce la sua idea, che non è per lui una notizia, ma è una sua percezione, che la Juventus cambierà guida tecnica. È vero però anche che ci tiene a ribadire che appunto, essendo una sensazione, non è nulla di certo e né nulla di perfettamente in linea con quella che è l'attualità. È chiaro che ora però comincia questa a essere una percezione di tanti. Noi per esempio abbiamo riportato che da quello che sappiamo, da quello che possiamo riportare noi di FCM New Sport, abbiamo diciamo qualche piccola fonte che ci dice che i rapporti tra Juve e Allegri sono sempre più lontani, nel senso che la percezione è quella, la percezione è che la volontà sia quella di cambiare, con un Allegri che tende sempre a tenere duro, nel senso che lui vorrebbe rimanere in qualche modo. Però di fronte a una Juventus che decide, avrebbe poco da dire. Si potrebbe impuntare da un punto di vista economico, e quindi per il fatto della buona uscita, questo lo sappiamo, perché l'unico modo secondo me per uscire dal discorso della buona uscita, lui non si dimetterà, e la Juventus un esonero così a bruciapelo non credo che lo faccia, quindi sarà una, diciamo, una separazione consensuale, come si suol dire, e che porterà quindi a un addio. Molto dipenderà da quanto ci sarà questo tira e molla. È chiaro che non ultime le parole di Branchini ci hanno anche un po' aperto gli occhi sulla vicenda, cioè lui continua a difendere il lavoro e l'operato del suo assistito, ma tra l'altro però dice, però con questa società tutto è possibile, e la serie magari un po' sminuisce questa nuova società, o comunque magari può voler anche dire non è la società che lo ha scelto, perché un conto è parlare della società che lo ha scelto, che gli fa un quadriennale a 7 milioni a scatola chiusa, un conto è questa nuova società che è gestita da persone diverse, per cui attenzione a questo punto di vista che cambia davvero tanto. Comunque le notizie che ci ha riportato Roma Gazzetta sono interessanti, perché sul mercato c'è un'indicazione ben chiara, occhio al mercato in uscita, si è fatto il nome di Bremer, io non scarterei anche la cessione di uno tra Chiesa e Sulè, perché secondo me potrebbe avvenire una cessione di queste, e già sarebbero cessioni importanti queste. Però la Juventus si muoverà sia per quanto riguarda il parametro zero, perché serve sicuramente della gente nuova e fresca per la Champions League, perché se devi giocare la Champions League, il campionato, la Coppa Italia, e poi ci sarà a fine anno anche il mondiale, beh, li spremi tanto questi giocatori, tra l'altro nell'anno in cui i giocatori arrivano dall'europeo, quindi serviranno tanti giocatori, soprattutto che stanno bene, perché vanno bene i parametri zero, ma devono stare bene fisicamente. Questo è un aspetto importante, soprattutto l'anno prossimo, questo è un aspetto importantissimo, devono stare bene fisicamente, perché l'anno prossimo sarà durissima per quanto riguarda proprio la tenuta fisica. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste parole di Romagresti sul futuro della Juventus, sull'allenatore, sul mercato. Parliamone qui sotto nei commenti.